Allora, intanto sarò brevissimo, grazie a tutti. Abbiamo un po' invitato i nostri amici di sempre. Volevamo condividere insieme questa gioia nostra, come noi condividiamo le vostre, che sono pure nostre. Abbiamo invitato, è inutile che faccio l'elenco dei nostri super amici, li chiamo speciali. Lo sport per bene è presente stasera e siamo tutti presenti stasera. Grazie a voi per la vostra utilissima e indispensabile presenza. Allora, siamo qui per un evento per noi indescrivibile. Siamo da più giorni, 2 o 3 mesi che siamo in fermento. È una notizia che ci è arrivata a sorpresa tra virgolette, perché comunque sono 5 anni che lavoriamo sul territorio, grazie a uno staff eccezionale, uno staff tecnico, genitori eccezionali e soprattutto gli atleti che sono i protagonisti di questa favola. Che cosa è successo? È successo che in questi numerosi viaggi per i nostri giochi nazionali i nostri atleti si sono comportati benissimo. E questo è il risultato appunto non delle medaglie, perché lo Special Olympics non premia chi vince le medaglie, ma premia soprattutto la costanza e il coraggio di affrontare determinate situazioni. Quindi gli atleti che vengono convocati in nazionale non sono i più bravi, i campioni, sono soprattutto i più coraggiosi. E quelli che perseverano nel tempo. Quindi poi la notizia ufficiale di chi sono darà il nostro presidente insieme agli altri 2 presidenti. Volevo portarvi soprattutto i saluti del nostro direttore regionale Luisa Elietro, insieme a tutti gli altri colleghi direttori provinciali dello Special Olympics di Crotone, di Cosenza e di Reggio Calabria. Vi mando i saluti. Mi ha pure contattato il nostro prof nazionale Palazzotti e vi allarga anche i saluti, ci fa i complimenti insieme alla direttrice nazionale Alessandra Palazzotti. Adesso passo la parola al nostro presidente. Volevo ringraziare anche i padroni di casa, anche se noi ci sentiamo di casa qua, al Civico Tramecon, all'associazione anti-racket, che ci hanno letteralmente tolti dalla strada e ci hanno accolti nella. Ringrazio Armando, Tommaso. È stato veramente un gesto per noi di una sensibilità unica. Vogliamo ripagarli appunto con il nostro impegno a stare qui, naturalmente a sfruttare al massimo questa location che per noi è meraviglioso. Lamezia è fatta di tantissime location e strutture belle. Purtroppo in questo periodo stiamo attraversando una cosa veramente impensabile per una città come Lamezia, per società sportive come Lamezia, che mettono passione e professionalità. Parlo della Basketball Lamezia, della Top Volley Lamezia, della Royal Team, del mio amico nonché emblema, il maestro Failla. Siamo veramente circondati da gente positiva e vogliamo mettere in risalto con questa bellissima notizia anche la Lamezia positiva. Grazie a tutti. Allora, grazie a tutti soprattutto di essere presenti questa sera. Io, giusto perché questa sera è la festa della Lachi per quanto riguarda questa notizia, tra virgolette, mondiale, però volevo giusto agganciarmi al Domenico a quello che ha detto in merito allo sport, in merito a quello che Lamezia sta vivendo. Io veramente un applauso per il coraggio che stanno avendo i presidenti delle associazioni sportive a portare avanti con sacrifici economici e non il campionato.
in questi giorni, in quello che è il nostro gruppo per quanto riguarda lo sport alla Lamezia, qualcuno ha detto molliamo, in realtà stanno facendo veramente i salti mortali per portare avanti lo sport, speriamo che ci riescano, perché la vedo veramente dura, ragazzi, è dura. Comunque, detto questo, stasera al Civico Trame di Lamezia Terme non ci sarà un film, non si presenterà un libro o un film, non si parlerà di mafia, va bene, quindi né di 'ndrangheta, ma parliamo di sport. E penso che poi, stranamente, il binomio Trame, quindi l'associazione anti-racket, Lamezia, legalità, è tutto un frullato interessante, e penso che lo sport sia proprio il frutto migliore questa sera che comunque noi cerchiamo di rappresentare. Lo facciamo ormai da 5 anni. E come diciamo l'altra mattina, è diventata realtà una favola che non ci immaginavamo mai. Credo che per ogni associazione, credo che per ogni atleta che faccia sport, l'obiettivo principale è quello di arrivare ai massimi livelli. Non pensavamo mai di arrivarci, e soprattutto di arrivarci in pochissimo tempo. Quindi un elogio agli atleti, ma soprattutto un elogio anche ai tecnici che hanno portato avanti questo progetto, perché voglio dirvi una cosa: fare sport con i ragazzi speciali è bellissimo, anche se è un po' difficile, ma è bellissimo. Voi questa sera state notando una cosa già direttamente con la vostra pelle, cioè sono seduti, sono sereni, sono tranquilli. Questo è lo sport. Abbiamo portato l'educazione, che è la cosa più bella, il rispetto delle regole. Il primo allenamento è proprio questo. Adesso andiamo a raccontarvi questa storia. Una mail che è arrivata praticamente i primi di febbraio, alle 8:30, ecco che è arrivata. Corri subito alle 8:30 del mattino. Arriva una mail al nostro direttore, il nostro Dal Domenico, il quale praticamente mi chiama allarmatissimo, mi dice: è arrivata una mail, non so se è uno scherzo. Abbiamo visto la mail era una PEC, quindi una comunicazione ufficiale da parte della Federazione di Special Olympics, con le convocazioni per 3 atleti della Lucky Friends per i giochi mondiali, parliamo quindi di giochi mondiali, convocazione della nazionale italiana Special Olympics per Abu Dhabi 2019. Questa sera quindi abbiamo l'onore di presentarvi ufficialmente quelle che sono le bandiere lametine e poi calabresi e poi italiane che porteranno lo sport e l'onore sportivo speciale ad Abu Dhabi. Iniziamo con le femminucce per dare onore al sesso femminile. La nostra simpaticissima, bellissima, straordinaria e bravissima Miriam Molinaro. Plurimedagliata a livello nazionale per quanto riguarda la ginnastica ritmica. Non ho sbagliato oggi, giusto? Ok. Quindi plurimedagliata a Genova, poi dove sei stata più? Sono stata alla Spezia, sono stata a Genova e sono stata anche a Latina. Matera pure forse? Sì. Ecco. Allora, Miriam rappresenterà quindi l'Araki insieme al coach Deborah Mancuso, che praticamente ha dato il massimo per quello che è comunque un allenamento per una ragazza speciale. Mi ricordo che Miriam fa parte di una squadra di ragazze che rappresentano comunque la Lucky nella ginnastica ritmica, e ci sono anche altre ragazze qui in sala che comunque insieme a lei hanno fatto squadra. Miriam è stata quella selezionata dai tecnici ufficiali della nazionale italiana per poterci quindi onorare di questa grande gioia, e speriamo che porti pure una bella medaglia. Va bene. Poi ci sono praticamente i due super atleti, perché comunque Special Olympics rappresenta lo sport in tutti quelle che sono praticamente le caratteristiche, quindi noi non andiamo a preoccuparci se un atleta ha o non ha, se un atleta vince o non vince, noi ci andiamo a preoccupare se l'atleta scende in campo, e questa è la cosa più importante, e lo fa col cuore. Special Olympics è praticamente un binomio per inclusione sociale e sport, e naturalmente in questo caso qua abbiamo due straordinari atleti. Aspetta che ti di qua, ok? Abbiamo Alessia Cerra, la nostra Alessia Cerra, atleta partner, laureando in scienze dell'alimentazione, prossimamente, infatti è arrivata tardi perché sta studiando tantissimo, poverina, che insieme a Christian Macri rappresenteranno il doppio di badminton, sempre ad Abu Dhabi 2019. In questo caso qua abbiamo praticamente il cosiddetto, aiutami mister, si chiama...
Doppio misto, ok. Quindi anche loro cercheranno di portare quelle che sono le medaglie, le soddisfazioni e soprattutto l'onore della Calabria ad Abu Dhabi. Grazie a loro. Anche in questo caso, perdonatemi, un elogio lo vorrei fare anche ai mister che hanno, si occupano del badminton, che sono poi i due domenici, Domenico Saladino e Domenico Magri, con tanta pazienza e soprattutto tanto amore. Io adesso lascio la parola agli altri miei cari presidenti, amici dell'associazione. Io vi ringrazio ancora una volta per essere venuti e spero di rivedervi, di rivederci anche al Civico Trame con un medagliere dietro e con tanta soddisfazione. Grazie. Buonasera a tutti. Che dire? Qui chi può dire, dice, ho partecipato a un mondiale? Sono, penso siamo pochissimi, no? Quelli che vengono chiamati per i mondiali, quindi sono delle cose rare, quindi come i diamanti, quindi per noi siete come dei diamanti, ok? Dietro a tutto questo ci sono anche i lavori dei tecnici, che sono stati bravissimi, dei bravi educatori, perché lo sport è anche questo, educare nelle discipline, nel rispetto degli altri atleti. Come al solito, l'emozione è tanta. Quindi sono stati preparati, ecco, questo qui è anche la preparazione dei tecnici, a prepararli a scendere in campo ed affrontare la sfida, no? Che poi l'emozione è tantissima. E anche questo serve anche nelle sfide della vita. Quindi anche per non arrendersi quando si incontra un problema o qualsiasi cosa durante il percorso della vita. Speriamo di vederci qui, sicuramente sarà un'esperienza indimenticabile per tutti, e per i genitori, per noi dell'associazione, e per il nostro paese, perché in questo caso quando c'è un mondiale si va a rappresentare il proprio paese, l'Italia, la Calabria, quindi siamo tutti orgogliosi di voi. In bocca al lupo. Buonasera a tutti. E le mie ovviamente non possono che essere parole di elogio, insieme a quelle degli altri presidenti. Nel senso che io come madre... l'emozione è davvero infinita di avere una figlia convocata ai mondiali, e questo grazie soprattutto ai tecnici e a tutte le persone che comunque hanno allenato questi ragazzi, e grazie a questo che loro hanno raggiunto questi obiettivi. È come, io li paragono sempre a come una piantina, se non viene curata, non viene accudita, annaffiata giorno per giorno, la piantina finisce per morire. E tutte queste splendide persone che abbiamo avuto la fortuna di incontrare in questa nostra strada in salita sono state persone che hanno tirato fuori il meglio dei nostri ragazzi e continuano a farlo ancora oggi con costanza e con amore. E questo lo dimostra il fatto che sono costanti negli impegni sportivi, negli allenamenti, non mancano mai. E noi genitori non possiamo fare altro che ringraziarli veramente di cuore, non finiremo mai di ringraziarli. E io posso dire che come madre mia figlia rappresenterà non solo Miriam Molinaro ma tutta la Lucky Friends. E niente, speriamo davvero, anche se non porterà nessuna medaglia, comunque la partecipazione
per noi sarà, è il massimo. Non aspiravamo a questo traguardo, ma ce l'abbiamo fatto e ne siamo ben felici. E poi parteciperemo anche per Mattia. Grazie a tutti e speriamo di, davvero di portare sempre notizie buone. Poi un'altra cosa volevo dire, importante per me. Loro sono la dimostrazione che nonostante tutto si può. Io volevo assolutamente comunque dare anche la parola agli ospiti, o meglio i padroni di casa, che veramente hanno dato tanta, ma tanta disponibilità. Per noi questo è stato veramente, posso utilizzare un termine dilettante, una manna dal cielo. Quella telefonata di Tommaso quella sera per me è stata veramente una botta d'ossigeno. Ancora grazie e vorrei che anche voi partecipasse alla nostra festa. Ringrazio gli amici di Lucky Friends per i complimenti che ci fanno sempre, che sono anche immeritati, nel senso che noi gestiamo questo immobile che è del comune, abbiamo avuto il merito di riuscire a rimetterlo a posto perché era totalmente inutilizzabile, quindi diciamo nel momento in cui l'abbiamo messo a posto è, come dire, è aperto a tutti quelli che ne hanno bisogno, soprattutto se hanno uno spirito come il loro, che è lo spirito che dovrebbero avere un po' i lametini, il coraggio dei ragazzi, e l'affetto che ci hanno i responsabili o i vari allenatori. Quindi è un esempio per un esempio che dovrebbero seguire tutti i lametini, questo di Lucky Friends, e quindi per noi è un onore averli qui. Siamo veramente felici, indipendentemente chiaramente dal risultato che avranno i ragazzi, che hanno un grande coraggio anche a partecipare, perché anche andare a fare un campionato del mondo ci vuole coraggio, e quindi i complimenti a loro. Grazie Armando, grazie Tommaso. Adesso penso che la parola è doverosa per coloro i quali rappresenteranno lo sport sul campo, quindi io lascio il microfono iniziando da Miriam, ma tutti gli atleti speciali super mondiali, questa sera vi chiamo così, va bene? Ciao a tutti, allora per me e tutte le ragazze che rappresento è stata un'emozione fortissima sapere di partecipare ai mondiali, perché i mondiali sono una cosa importante, una cosa che comunque dà la vita a tutti per fare sport. E ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto, che mi hanno sempre incoraggiato a fare cose nuove. Io questa esperienza la andrò a fare con amore e con sacrifici comunque per fare sport. E volevo dire anche che comunque avere questa maggioranza in più, perché noi siamo fortunati e siamo anche molto speciali. Io andrò a fare danza ritmica e rappresenterò anche le mie ragazze, soprattutto rappresenterò un bambino che è venuto a mancare, che è Mattia Guerrieri. E soprattutto ringrazio i miei coach, ringrazio Debra Mancuso e Erika Dorcaso, che hanno avuto l'opportunità di seguirmi e di allenarmi giorno per giorno. Io ringrazio tutti quelli che sono qui e buona serata a tutti.
Buonasera. Stasera è una bellissima serata. Grazie per essere venuti in tutta di questi ragazzi che hanno bisogno di aiuto. Ogni giorno ci hanno di una mano, ma grande. Ci hanno dato pure una mano, ci sono genitori splendidi, spettacolari, come si dice. Sono due genitori, hanno aiutato questo bambino, hanno fatto crescere questo bambino e ci hanno fatto difficoltà a aiutare questo bambino, sì. Ma chi ha fatto crescere? La mamma. I genitori. Poi abbiamo fatto crescere l'associazione della Lucky Friends. È venuto un grande abbraccio questo Mattia Guerrieri. Mattia Guerrieri, un grande bambino, ma ci hanno dato più forza lui. Bravo! Buonasera a tutti. Allora, buonasera a tutti. Niente, hanno già riassunto più o meno tutto loro. Comunque, Alessia. Stavo dicendo, hanno già più o meno riassunto tutto loro. Dico la mia visione, comunque sono abbastanza emozionata, sia dell'esperienza che andrò a vivere, che andremo a vivere insieme, che della serata con tutti voi di fronte. Ringrazio Domenico Saladino, Domenico Magri che con pazienza ci stanno allenando e con molta tenacia, perché nonostante i nostri errori sempre lì pronti senza mai sbruffare o magari dire una parola in più. Ringrazio Christian che comunque mi sta accompagnando in questo percorso. E ringrazio anche Davide Guzzo che si allena con me tutte le sere quando siamo in palestra, e anche Giuseppe Scarpino che non è qui presente. Dov'è? Ah, ecco, che non ho visto. Comunque tutti quanti stiamo dando il meglio di noi e speriamo di arrivare a grandi traguardi, che diciamo che già essere lì sarà un grande traguardo, però speriamo di raggiungere l'obiettivo ancora più alto. Vabbè, per noi è una grande emozione avervi qui, avervi ogni martedì e giovedì, avervi vicino alle nostre, come dire, la nostra esperienza, e aver potuto fare un piccolissimo gesto che è veramente piccolo. Questo è un posto che abbiamo, come ha detto Armando, ristrutturato, però non è un posto nostro, è un posto della collettività, è un posto della città di Lamezia Terme che noi abbiamo aperto. Ma visto che siamo in conferenza stampa, bisogna dare notizie. Noi abbiamo lanciato la campagna di reclutamento per Trame, per i volontari dei Trame. Ogni anno abbiamo quasi 100-150 volontari. Quest'anno ci piacerebbe che ci fosse una rappresentanza di volontari, quelli che abbiamo sono speciali, ma ancora più speciali, e che quindi potessero indossare anche loro le magliette di Trame. Buonasera a tutti, per me è un'emozione stare qui insieme a voi, anche perché per noi è un giorno speciale
ed è particolarmente importante ed è, sono molto contenta comunque della vostra presenza. E, scusate l'emozione, volevo solo comunque dire... praticamente per questa convocazione per noi è il frutto di un lavoro che dura da ormai 4-5 anni a questa parte, quindi grazie comunque alla partecipazione, all'impegno, soprattutto alla passione che tutte le ragazze ci mettono ogni sera per stare qui con noi e a lavorare tanto, a crederci e a superare tutti comunque i limiti che questa società ci impone, anche se noi cerchiamo di abbatterli attraverso lo sport. Hanno già comunque vissuto emozioni del genere, non solo Miriam ma anche Stellina, Francesca, Angelica. E Alessia, portando comunque a casa varie medaglie. Il colore a volte non ha nessuna importanza. L'importanza di queste medaglie per noi è un'altra cosa. O meglio, sì, il colore può essere primo, secondo, terzo posto, a volte anche solo una medaglia di partecipazione. Ma questa per me... Soprattutto parlo, queste medaglie hanno ognuno un significato speciale. Quali possono essere per esempio un'Alessia, la vittoria più grande, magari è stato il trucco, per i ragazzini di 15 anni truccarsi è una passeggiata, un divertimento. Per lei è stato un limite che ha superato, tenendo magari una per tutti sarà una cosa normale. È il primo volo, magari il primo volo in aereo a 15 anni, magari qualcuno già l'ha fatto 10 anni. Il bello è stato condividerlo con lei, con le paure. Per Miriam, per esempio, è dormire con me in stanza, quindi alla fine senza i genitori, specifichiamo. Quindi alla fine le medaglie e le vittorie non sono comunque, non è la medaglia di per sé, ma tutto ciò che comunque ci gira intorno. Inoltre comunque il sogno, come già hanno detto tutti, il sogno, questo è un sogno che tutti e magari speravamo, ma che comunque non ci aspettavamo così presto, vero Presidente? Magari abbiamo parlato di europei, di nazionali, però i mondiali sono stati una cosa inaspettata. È stato comunque un susseguirsi di emozioni. Miriam ci rappresenterà, ma rappresenterà tutti. Non mi sto qui a ripetere ciò che hanno già detto tutti, perciò ti auguro un grossissimo bocca al lupo e ci vediamo martedì agli allenamenti. Grazie a tutti. Grazie Deborah. Effettivamente Deborah ha detto una cosa importante, io concludo con questo. Noi stiamo parlando di mondiali, siamo già andati oltre, però noi a giugno, e questa sera lo voglio ufficializzare perché ho visto la mail pomeriggio, la Lucky Firenze con i suoi atleti sono tutti convocati per le nazionali di Montecatini dal 4 al 9 di giugno. Quindi ora pensiamo alle nazionali, va bene? Quindi alleniamoci, diamoci dentro, bravi come sempre. Io posso ringraziare tutti, insomma, di nuovo. Possiamo. C'è qualche amico che vuole. Certo, soprattutto dallo sport, vogliamo qualcuno dallo sport. I miei amici e le amiche giornaliste, certo. Che ci seguite sempre, quindi se volete fare qualche domanda, qualche. Giovanni, vieni. Vengo da perché quando vado in giornata voglio inquadrare per tutti. Ok, vai, vai, vieni. È un momento importante. Allora, innanzitutto complimenti alla Lucky Friends. 5 anni fa quando... Scusate le spalle. Quando incontrai il presidente... No, perché sennò non vengo in telecamera proprio io. Allora, quando 5 anni fa si formò questa associazione, diciamo che l'ho vista crescere, no? Io sono stato sempre vicino a loro, lo sanno. Li vedo continuamente in piscina, che sono bravissimi. Voi sono bravi in tutti gli sport, non è perché loro vanno ai mondiali, però gli altri non sono di meno. Conosco parecchi ragazzi che fanno nuoto,
e devo dire che loro stanno avendo degli ottimi risultati. Sicuramente anche in quest'anno loro arriveranno ai risultati di nuoto, così mi dicevano gli allenatori, perciò sono bravissimi in tutto. Io stasera mi sono emozionato, ho incontrato il papà di Mattia. Io Mattia, vi dico la verità, non sono stato quando ci sono stati funerali, non sono voluto andare di proposito, perché io Mattia me lo volevo ricordare quando mi salutava in macchina col papà, quando ci vedevamo in piscina, che mi abbracciava, mi seguiva in televisione, ero un mio fan di tutti, di Albino, tutto. Perciò questo è il ricordo. Io penso che questi risultati che stiamo ottenendo danno innanzitutto una risposta a quello che sta succedendo alla Lamezia, fatti di cronaca, gli ultimi di stamattina, fatti di chiusura di impianti sportivi, di cultura. Noi rispondiamo con questo, rispondiamo con la forza di questi ragazzi, rispondiamo con Raffaele che si sta facendo onore a Sanremo, con i giovani, ed è anche una bella cosa per noi da Metina. Ieri sera avevamo a Sanremo la rappresentanza anche di Danilo Mancuso, un altro lametino. La Mezza si sta facendo avanti nel nuoto, parteciperemo agli europei per la prima volta negli storici con Gigliotti, farà il master degli europei. Come? C'è anche il fratello. C'è anche il fratello, io sarò con loro. E stasera parlando con noi, io mi vanto di avere degli sponsor, mi vanto veramente perché forse sono il più sponsorizzato della Mezza e me lo vanto, anche d'azienda nazionale. E io come televisione, a nome di tutti i miei associati, seguiremo proprio loro all'estero, li seguiremo, saremo dietro di loro, proprio per far vedere la positività. La positività è anche loro. La positività è anche loro, di Armando, sua, di tutti quelli di Trame, perché hanno dato veramente una luce di speranza alla Lamezia con Trame. Ci hanno fatto conoscere in Italia, ma stanno facendo, al di là della presentazione di Trame, che si parla sempre di mafia, però si parla, hanno fatto crescere molto la cultura, loro due, alle Lamezia Terme. Volevo dire questo, perché poi, dopo tanti fatti di cronaca, noi diamo la risposta con questi esempi. Volevo dare solo questo. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie Giovanni, grazie. Non so se c'era qualcun altro che voleva dirci qualcosa. Ma... Battista che... Ah certo. Ormai Battista, il suo nome di battesimo è decaduto. Adesso è lo sceriffo del campo, ufficiale. Bene, buonasera a tutti. Io non me ne scordo, sono molto emozionato. Parlo da uomo di sport, con Domenico abbiamo condiviso 20-30 kg fa qualche battaglia nel campo. Io ero un combattente nato e non mi fermava l'acqua, la pioggia, non mi fermava niente, perché l'obiettivo è quello di poter fare una bella partita e fare il risultato finché l'arbitro non fischiava. C'è anche la storia, si sta ripetendo, c'è Antonino Scalise che io giocavo a basket e a calcio, facevo due sport in uno. E giocando a basket proprio stasera dicevo: Tony, ma ti ricordi quella partita a Catanzaro Lido che un mio amico, non tale, mi ha spinto fuori campo, io poi ho lasciato il campo e gli andavo dietro per vendicarmi, ma era solo una battuta così, perché credevo nello sport quindi da piccolo. Quindi sono qui a ringraziare questo vostro invito che mi avete fatto, ringrazio i ragazzi e ringrazio i genitori che siete la parte unica e portante di questa realtà, quindi voi siete veramente i promotori e gli esempi dei lametini. Non mi passa pure il pianto, aspettate un attimo. Comunque, che cosa vi volevo dire? Io proprio ieri sono stato invitato da Rosario per questa nuova iniziativa. Io, oltre ad essere un venditore d'anguria, forse voi mi conoscete così tale, ma ho portato il nome della Lamezia Terme al Parlamento Europeo due volte. Sono 10 anni che vado a Berlino alla Fiera Mondiale dell'Ortofrutta, qualcosa alla Lamezia non si sa, però io sono uno di quelli che da solo prende la valigetta, va e porta avanti il nome della Lamezia. Sono orgoglioso di questa realtà che siamo noi, perché la vera Lamezia siamo noi. E sono qui perché sto portando un progetto davanti da solo, quello dell'educazione alimentare nelle scuole. È un progetto che ho presentato il 19 ottobre al Parlamento Europeo e ho fatto una prima conferenza stampa con la Lamezia a dicembre e adesso le cose si stanno mettendo bene, comincio a fare educazione nelle scuole tramite l'ASP di Catanzaro, con il dottore Perego, lo ringrazio. E quale migliore occasione poter sposare insieme a voi questa iniziativa con la Lucky Friends e portare la sana alimentazione per i bambini e i ragazzi sportivi che siete voi, perché
diciamoci la verità, la prima realtà dove noi andiamo a cozzare è quella della salute, quindi se noi diamo l'educazione ai genitori, ai bambini, di una sana alimentazione, sicuramente avremo meno problemi, avremo meno acciacchi, avremo sicuramente la possibilità di far crescere questi bambini sani e dare l'opportunità di poter sviluppare quello che hanno nella mente e le parole che hanno detto loro stasera. Vi lascio il tempo che trovo, perché non hanno una laurea ma sono ragazzi veramente che parlano col cuore. Quindi mi prendo io l'impegno, oltre a ringraziare ad Armando e a Tommaso, che io mi sono cresciuto con Armando quando ero bambino poi sono cresciuto, forse ho mangiato di più, comunque li conosco da una vita e sono delle persone pure speciali. L'impegno mio è quello che sicuramente a breve, tramite il Presidente, faremo una nuova iniziativa per poter rappresentare lo sceriffo del campo insieme alla Lucky Friense e portare avanti questo progetto non solo dalla Lamezia ma dalla Calabria, in Italia, in tutto il mondo, perché la cosa è fatta, io già l'ho improntata molto bene e dà senso, perché mi stanno chiamando anche fuori dalla regione, ma io prima, se non parto dalla Calabria, non vado da nessuna parte. Quindi la prima immagine è la Lamezia Terme e insieme a voi porteremo questo progetto, e già a priori vi dico che vi porterò le fragole dello sceriffo del campo per la Lucky Friense, in modo che voi potete mangiare freschi. E poi se state sarete coperti da una marea d'angurie. Grazie a voi. Grazie, grazie mille, grazie sceriffo. Maestro Failla, è doveroso. Dopo quello che mi ha detto fuori questa sera è doveroso. Ancora mi sento male per quello che mi ha detto. Parlavano prima di comunicazione. La comunicazione attraverso lo sport non ha bisogno di parole, per cui quando pratichiamo qualsiasi disciplina, che siamo in Italia o che siamo in Australia, che abbiamo una laurea o una super carica istituzionale, oppure che siamo qua tra di noi, non abbiamo bisogno di comunicazione verbale più, abbiamo bisogno soltanto di stare insieme per definire quelli che sono i nostri rapporti con loro, in particolare in questo momento. Sapete che mi occupo di sport da tantissimi anni. Non sono un lametino, però mi sento tale perché ci sono dal 1965, quindi 53 anni dei miei 65 anni li ho passati qui tra di voi, con voi. E ho sempre detto che ho fatto due cose straordinarie in questo posto. Ho imparato a volare con il deltaplano e ho imparato a volare con loro. Due modi di volare diversi. Sto con loro, non con loro della Lucky Friense, anche se ci sono dei rapporti ormai che vanno quasi dalla sua fondazione, dalla fondazione dell'associazione, che siamo insieme. Siamo stati insieme anche al Parco Avventura e loro sono stati con noi una giornata intera. Abbiamo tagliato il nastro del Parco Avventura di Sorvolandia, l'hanno tagliato loro, i ragazzi della Lucky Friense. Abbiamo trascorso la giornata degli Special Olympics insieme e venerdì, ve lo dico già a tutti, tutti quanti a Sorvolandia il venerdì prima di Pasqua alle ore 15, ne abbiamo già parlato ed è già sistemata, tutti quanti lì, tutti i suoi percorsi. Io vi ringrazio e sono veramente felice di essere qui, perché appunto non abbiamo bisogno di tante parole, ci siamo guardati con tutti quanti voi e ci siamo abbracciati. Questa è la splendida condizione di chi non ha bisogno di parole, ma le espressioni, i sorrisi e soprattutto le strette di mano e gli abbracci valgono più di ogni altro verbo. Grazie a voi. Grazie maestro. Io volevo dire una cosa, effettivamente prima col maestro fuori mi ha detto una cosa proprio triste, lo devo dire maestro, lo devo dire. Prego Bruno, vieni, anche perché adesso tocca a te il compito di andare avanti su questo. Mi diceva: quest'anno andrò a fare il 10° Memorial Lamezia Terme a Catanzaro. Quindi vi lascio immaginare che tristezza vedere i manifesti Memorial di Lamezia Terme a Catanzaro.
Purtroppo ci dobbiamo abituare ormai, penso, a quest'idea per questo fine campionato, per questo giugno, perché credo che le cose, con tutta la buona volontà e del leader, l'avvocato Serrao, che veramente ci sta mettendo l'anima e il cuore a questo impegno, a questa battaglia, ma credo che le cose forse non prenderanno la piega giusta. Loro ce la stanno mettendo tutta. Lo sport sano ha tirato fuori le unghie e Bruno vi racconterà velocemente cosa sta succedendo. No, vabbè, diciamo, è una serata talmente gioiosa che guastarla con questa situazione paradossale che si vive a Lamezia mi sembra anche fuori luogo. Io posso solo dire che la cosa per noi, io rappresento il basketball Lamezia, l'anno scorso abbiamo vissuto una stagione lunghissima che è finita a giugno e la Lucky Friends ci ha supportato dal primo giorno fino a giugno. Ogni partita, anche a Salerno, a Fabriano, c'era la Lucky Friends al nostro fianco. E quest'anno per noi giocare o a porte chiuse a Lamezia o in altre città, quindi non avendo la possibilità di essere seguiti, per noi la sconfitta più grande che ci possa essere non è quella che può venire sul campo dall'avversario, ma il non avere il nostro pubblico e il non avere la Lucky Friends al nostro fianco. Per noi è una cosa devastante il vedere i ragazzi che scendevano a fine partita, sia se si fosse vinto che se si fosse perso, a giocare nel campo per noi comunque portava un sorriso a prescindere dal risultato sportivo. E sinceramente stiamo vivendo una situazione molto 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 difficile. Tu hai fatto prima accenno alla, diciamo, a una chat di WhatsApp che abbiamo dove condividiamo questo momento di grande difficoltà. Hai fatto accenno anche a dei momenti in cui lo sconforto ha portato a pensare che facciamo, molliamo, ma poi sinceramente noi, guardando l'esempio dei Lucky Friends, come si fa a mollare? Se non mollano loro, possiamo mollare noi solo per questo? Non è possibile. Quindi cercheremo di fare tutto quello che è possibile, cercheremo di fare tutto quello che è il nostro possesso e possibilità per far riaprire entro la fine del campionato, per noi, per la Top Volley, per la Royal Team, tutte squadre che sono prime in classifica e che stanno giocando per un salto di categoria. Abbiamo bisogno del pubblico e stiamo cercando di farlo capire in tutti i modi che la legalità è anche andare incontro a chi fa del bene alla città, non solo il rispetto rigido di regole, secondo me, sbagliate. Grazie. Grazie Bruno, grazie. Io concluderei qui la serata e concluderei proprio con quella che è il motto ufficiale di Special Olympics, cioè è una fatidica, diciamo, come lo definiamo? Un giuramento, ecco, diciamo così, un giuramento. E penso che la persona giusta a giurare questa sera sia proprio Miriam. A te l'onore Miriam, buonasera a tutti. Io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. Prima volevo dire una cosa. Allora, per i genitori sarà un'emozione fortissima. Comunque, lo sport cambia la vita di ogni bambino che segue la Lucky Friends. Grazie a tutti, grazie.